Direttore, partiamo da quello che è successo fuori dal campo. Abbiamo visto un po' di scaramucce tra le due panchine per motivi banali, perché c'è qualche pallone nascosto, ovviamente la Macerina Dai. aveva tutto interesse a perdere tempo, il Casarano si è agitato un po' troppo. Vabbè, la normalità, dai, quello che accade in tutti i campi di calcio, dalla Champions all'eccellenza, quindi. Però è chiaro, la Nocinea deve fare i punti per raggiungere quanto prima possibile la salvezza e noi invece dobbiamo fare quanti più punti possibile per arrivare quanto più in alto possibile. È normale che succeda questo, è chiaro. Avremmo preferito che non succedesse, però sono le cose tipiche del calcio, onestamente. Non mi meraviglio, non è né la prima né l'ultima volta. Poi l'importante è che tutto è finito in tranquillità, in serenità. Mi dispiace solamente magari per qualcosa che è successo forse in tribuna, mi è dispiaciuto un pochettino di più, anche perché noi solitamente quando ospitiamo tutte le squadre, soprattutto le squadre campane, proprio perché io vivo qui in campagna, trattiamo sempre tutti molto bene. Però, ripeto, le cose da campo sono da campo, rimangono in campo e finisce tutto lì. Prego. Domande? Direttore, oggi il risultato sicuramente è negativo, viste anche le vittorie di Varese, di Barletta, la prima posizione si è allontanata di molto. Ecco, un bilancio a questo modo della stagione da direttore sportivo, visti comunque i nomi che questa squadra può vantare in mezzo al campo. Il risultato è sicuramente negativo per quello che è stato il tenore della prestazione fatta. Oggi il Casarano ha fatto tanti tiri in porta, non è riuscito a far gol, non ne ha subito neanche uno, che la verità è che il nostro portiere non ha subito neanche un tiro in porta. Con grande onestà è stata una di quelle partite giocate meglio da noi, dove si è espressa una grande qualità di gioco. La cosa migliore che è successa adesso nel post partita e sentire i giocatori della squadra avversaria che dicono in assoluto questa è la squadra migliore che è venuta qua, la squadra più forte che è venuta qua. E sentirci, sì, magari possono essere retorici questi complimenti, però noi ce li dobbiamo tenere e noi dobbiamo lavorare su questo. È chiaro che non siamo contenti del pareggio perché ci si allunga la distanza dalle prime, però il nostro percorso per noi è bello chiaro e tranquillo. Lo dobbiamo portare avanti, dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibili, dobbiamo cercare di dar fastidio a tutte. Noi non molliamo, non molliamo. A volte c'è purtroppo la passione di quelli che vogliono in qualche modo denigrare quello che è il lavoro che stiamo facendo, però noi andiamo avanti per il nostro percorso, non ci fermiamo. Ci prendiamo anche i complimenti degli avversari che fanno sempre piacere, però è chiaro che noi dobbiamo cercare di vincere quante più partite possibili. Direttore, per onestà intellettuale, l'unica vera parata della partita l'ha fatta il portiere del Casarano sul tiro di Zillo da fuori. Stagos non l'ho visto parare, onestamente, perché il suo allenatore ha detto che in 9 contro 11 ha contato quel tiro di Marsiglia alla fine che è andato fuori. E noi le diciamo per onestà intellettuale che l'unica vera parata è stata bellissima, tra l'altro, di Baietti. Allora, io capisco il tuo stato d'animo e analizzando no, no, oggettivamente, non se mi analizzo ricordo. oggettivamente siamo lontani anni Mi luce. ricordo una parata di Io Stagos. me ne ricordo più di una, però a prescindere da questo, probabilmente non abbiamo preso lo specchio dalla porta, ma noi siamo Il arrivati portiere parla dietro. con lo specchio della porta. Sì, vabbè, ci sta. Vabbè, ok. Se voi siete contenti di Noi siamo quello. contenti. E ci mancherebbe. Il fatto che tu sia contento del pareggio della Nocerina non avendo mai tirato in porta ti fa capire lo stato d'animo tuo rispetto al mio, che è molto diverso. Però è chiaro, è un punto di vista, io lo rispetto. Ma quello che a me interessa è poi la gente che sta nel campo, che invece la pensa esattamente diversamente da come la pensi te. Però io lo rispetto, per amor del cielo. L'importante. Io mi auguro che i nostri, i giornalisti e i tifosi, l'abbiano vista come me e non come te. Vediamo domani con i commenti. No, guarda, E sui giornalisti intendi, ma non ho ovviamente. dubbi di come saranno i commenti, anche perché è dalla prima giornata che i commenti per quanto riguarda il nostro lavoro non sono positivi. Forse ci siamo guadagnati questo tipo di commento, va bene così, ma noi andiamo avanti lo stesso a lavorare. Poi, però, provate a fare le stesse domande ai vostri giocatori e magari al vostro tecnico e vediamo cosa vi dice. Faremo Prossimamente, presto, sugli stessi canali. Se c'è qualche giornalista invece nostro che vuole fare qualche. grazie. Grazie. Vuoi fare una domanda? Va bene. Grazie, Anto. Grazie a tutti. Grazie, direttore.